ha giustamente definito l'unico interlocutore credibile che riteniamo in questo momento per quanto riguarda le radio, e volentieri rimandiamo in diretta appunto in questo momento, ma registrata questa mattina, nei microfoni della Teleradio Tokyo qui su Rete Sport, l'intervista che ormai è stata definita già dai colleghi che ci stanno chiamando una vera e propria bomba atomica, rilasciata ai nostri microfoni da Massimo Cellino, presidente del Cagliari. Presidente del Cagliari. Grossi problemi. Abbiamo aspettato fino all'ultimo istante, abbiamo prorogato un consiglio di Lega per iscrivere la Lazio al campionato, che era il nostro interesse, tutelare una società come la Lazio. Certo. E l'abbiamo fatto con piacere, perché noi facciamo di tutto per sostare. Invece la Roma, ieri, non ci arriviamo ancora di 24 ore. Perché? Perché forse la Roma non è così coinvolta finanziariamente come la Lazio, con tutti che la proteggono. Noi qui parliamo di cupola, ma qui bisogna stare attenti veramente. Ma io mi chiedo una cosa, ma se fosse successo questo 5-6 anni fa, quando c'era la magistratura veramente attenta su queste cose, ma cosa sarebbe successo? Ma qui non parlo di norme sportive, parlo di norme amministrative, di norme finanziarie, di veramente, come il termine, di conflitto di interessi violento, dove si mettono a repentaglio i risparmiatori, nelle società quotate in borsa, ma lì sta scherzando. Dico, ma qui non vede più nulla nessuno. Addio benedetto e caro, ma non vede più nulla nessuno. Presidente, sono tutti la benda negli occhi. No, Presidente, poi tra l'altro ci sono delle istanze dei tifosi, delle varie squadre che do anche... Allora, diceva... mi dica lei, illudono i tifosi del Cernitana che lei deve tornare in Serie B. Io domani illudo i tifosi del Cagliari che vanno nella Coppa dei Campioni. Certo. Il Genova è retrocesso sul campo, illudono che deve ritornare in Serie B. Ora sembra quasi che si faccia un torto a questi tifosi. Cioè è una cosa allucinante, perché si ricorda una cosa, che se il Genova torna in Serie B, la Sampdoria non va in Serie A, perché ha annullato il campionato. Certo. Che non è regolarmente eletta alla Lega. E che non fa altro che parlare a nome. Io parlo con il mio avvocato, ma dico, ma che presidente sei? Sei un presidente politico, mica tecnico. E puoi parlare sempre il tuo avvocato, che viene pagato dalla Lega, non da lui. Cioè lavora per tutelare Galliani e paga la Lega. Ma davvero? Fermo restando, questo avvocato Rossello era con Galliani, con Carraro prima. Ah, ecco. Oh, che spettacolo. Veramente le posso garantire che è una vergogna. Non ce la facciamo più. Io le dico che vedo talmente vicino al burrone che sto cercando di mettere tutte le ancore che posso per non farci finire il calcio dentro, compresa la mia squadra. Perché se io non avessi il Cagliari iscritto al campionato, me sei già andato. Certo. Se io avessi saputo questo 2 anni fa, non avrei buttato tutti i soldi che ho buttato, avrei già chiuso tutto. Perché questa è gente che mangia, perché Carraro prende soldi per stare in federazione. Cioè Carraro è uno che non mette una lira. Mi dica lei quando ha mai finanziato una squadra di calcio, Carraro? Si è messo un impiegato che ha ricoperto da una poltrona all'altra. Beh, con media credito sì, però. Ma meglio credo prenderà dei soldi, non penso che li metta dentro i soldi. No, assolutamente. Dico però, allora prende, sì, e parliamo di un impiegato. Manager, no, certo. Ma manager, ma che manager vuol dire che sa fare qualcosa? Questo fa solo danni, sa. E fa porcheria. Garantisco io che gli voglio bene a Franco. È tra un po' il suo compleanno quanto il mio. Sì. Perché lui compie gli anni il 30 di luglio o il 28. Ecco. E posso garantire che Franco l'hanno fatto ammalare, gli hanno fatto di tutto, gli hanno fatto delle violenze immaginabili. Gli hanno accorciato la vita a quell'uomo per l'odio e la cattiveria, perché è uno dei pochi che ha combattuto contro questi qua, glielo giuro. L'hanno massacrato, Dio santo, il giorno che Franco veramente si ammala gravemente ci sono loro sulla coscienza, ma non hanno paura di niente questi qua. No, tra l'altro le modalità dell'iscrizione di Galliani le ricordiamo tutte. E non pensi che Sergio Cragnetto gli hanno fatto di meno, perché l'unico difetto di Sergio Cragnetto, lo sa qual è stato? Quello di voler far vincere la Lazio. E l'hanno massacrato, mi dica dove Sergio Cragnetto adesso. Non lo so, no, ma io lo capisco perfettamente. Non pensi, allora dalla Lazio, i tifosi dell'Lazio, non gliene frega niente. E Sergio Cragnotti l'hanno massacrato, guarda, è sparito Sergio. È uno che io lo conosco quando è entrato nel calcio, Sergio Cragnotti, nel 1992, io ero lì. E Sergio è sempre stato uno che ha dato un nuovo input al calcio, alla Lazio, ha portato alla Lazio a dei livelli inimmaginabili, perché la Lazio l'ha presa a Caleri, che era una situazione veramente infima. E l'hanno dilapidato, l'hanno appoggiato, l'hanno usato, l'hanno buttato via. È così, ha senso, ci vogliono provare, ma non ci riescono. Però lo fanno morire il tisonetti a Santo Sergio. Però Presidente, quando dice l'hanno usato, poi l'hanno buttato via, di chi parliamo? Perché poi si parla sempre di queste, queste entità. Aspetta. Finanziatori, ma io non sono uno che c'è le carte in mano nei confronti di Cragnotti. Mi rendo conto che Sergio Cragnotti è una persona che può essere discutibile, perché è uno molto aggressivo, è un finanziere, diciamo, d'assalto.
però le posso garantire che nei confronti del calcio della Lazio ha fatto un gran bene, quanti tifosi non vedranno mai più nella storia del calcio, questo glielo posso garantire. Sì, no, ma, sì, no, ecco, ma... perciò se questo